serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, vi porto la versione in solo per fare gli RP massivi. Faremo un livello al minuto. Non state a guardare a me che sono al 1000, ragazzi, perché una volta che siamo al 1000 è normale che i livelli per salire ci vuole Gesù Cristo. Quindi non ci incischiamo e iniziamo con il glitch. Allora, ragazzi, dovrete andare a mettere tra i preferiti questa attività che vi lascio in descrizione, sia per Xbox sia per PS, ragazzi. Quindi la inseriamo tramite il social club e la andiamo a recuperare tra i preferiti. Una volta che l'abbiamo recuperata, quindi trovata, ragazzi, non ci resta altro che creare un elenco partite solo con quella attività. Quindi andremo a mettere quell'attività tra l'elenco partite. Andremo a creare un elenco partite e lo salviamo e lo chiamiamo rango, elenco per rango, un po' come mi piace. Io l'ho salvato chiamandolo rango, ragazzi. Quindi a questo punto non ci resta altro che andare sopra il peyote, ragazzi, e una volta che siamo sopra il peyote dovremo andare ad avviare questa attività che abbiamo messo nell'elenco partite singolo. Quindi, ragazzi, andiamo su menu di pausa, andiamo su elenchi partite, andiamo su i miei elenchi partite e andiamo ad avviare il rango. Andiamo ad avviarla in questa schermata, spammiamo freccia destra e nel frattempo clicchiamo una volta. Vi farà questa animazione che prenderà il peyote, dopodiché ci ributterà in lobby, ragazzi, e prenderemo gli RP come vedete in alto al centro. Quindi questo metodo è massivo. Ora noi vedremo salire poco poco, raga, perché è rango 1000, ma chi è 180-50 salirà velocemente, perché facciamo 5000 RP ogni botta. Quindi noi lo facciamo massivo, ragazzi, lo rifacciamo, avviamo l'attività, spammiamo freccia destra una volta X quel messaggio e ci ributterà fuori. Raga, delle volte potrebbe succedere questo, che rimaniamo frizzati in una schermata un po' strana. Non vi dovete preoccupare, lo zio Savix vi sbaggerà subito. Quindi cosa andate a fare? Andate ad avviare un lavoro da titano, ragazzi, oppure un'attività che avete in mappa. Quindi prima di iniziare il glitch attivate tramite il menu interazione, opzioni icone mappa, tutte le attività visibili. In questa maniera, rispawnando, ragazzi, torneremo di nuovo sfrizzati. A questo punto aspettate qualche secondo, ragazzi, dopodiché ricomparirà il peyote. Attenzione però, ragazzi, se sbagliate il glitch come sto facendo io in questo momento per farvi vedere, intanto vedete che è comparso il peyote dopo che mi sono sfrizzato, ragazzi, quindi andate sereni. Quindi se sbagliate, non prendete il peyote, o prendete il peyote e non avviate l'attività, ragazzi, si brucerà il peyote. Quindi non vi preoccupate, perché potete andarlo a recuperare da un'altra parte e dopo 8 minuti vi respawnerà. Abbiamo tempo finché c'è l'evento di Halloween, approfittatene, fatevi gli account, maxateveli fino al 120, ragazzi, così almeno siete più sereni, avete più munizioni, avete più tutto. Ragazzi, il glitch è questo, spero di essere stato d'aiuto con queste attività per farlo 100% in solo. E quindi niente, ragazzi, uno sbadabam simbolico, lasciate un like, commentate, condividete, supportate il canale e alla prossima!